Buongiorno, questa è una serie, un filmato perlomeno, molto improvvisato che non so poi se terrò o no. Se sentirete questa frase vuol dire che l'avrò tenuto e comunque vuole illustrare dei concetti e delle applicazioni anche a livello di programmazione in R, il software statistico, uno dei più usati attualmente e uno dei più validi. Quindi qui si vuole esporre dei concetti e delle applicazioni sulla potenza statistica e sulla realizzazione di uno studio di potenza utilizzando il software R. Prima di tutto il concetto di potenza statistica. Allora, la potenza statistica è legata all'errore di secondo tipo oppure al falso negativo, cioè quando un effetto esiste, il falso negativo vuol dire non rilevare l'effetto. Siccome in statistica, soprattutto frequentista, insomma adesso non approfondiamo troppo, nella statistica si usa di solito un campione dal quale si vuole col quale si vuole rappresentare tutta una certa popolazione in studio, allora chiaramente i risultati cambiando campione non saranno esattamente uguali. Quindi se in un campione potremmo con un test statistico o una procedura statistica rilevare un effetto, mentre un altro potremmo non rilevarlo. Quindi, immaginando di avere a disposizione infiniti campioni, la potenza statistica non è altro che anzi, diciamo, l'errore di secondo tipo o errore di falso negativo non è altro che la proporzione dei campioni nel quale l'effetto, pur essendoci, non viene rilevato e viene chiamato. La potenza non è altro che il complemento a 1 di questa proporzione, quindi se l'errore di secondo tipo o di falso negativo è 0,2 in proporzione o 20% in percentuale, la potenza statistica corrispondente sarà di 0,8 in proporzione o di 80% in percentuale. Nella prossima fase vedremo che metodi si possono utilizzare per studiare la potenza statistica.